Avevo bisogno di adattarmi un pochino al campionato italiano e i difensori che erano qui erano tutti forti, quindi magari non ho trovato molto spazio. Poi però ho avuto modo di lavorare al 100% come faccio di solito, perché so benissimo che lamentarsi non serve a niente, anche per facilitare il resto della squadra e l'allenatore, perché quando scendono in campo in 11, gli altri 20, avere altre 20 persone che si lamentano non è costruttivo per nessuno. Quindi io ho continuato a lavorare duro, ho aspettato il mio momento e chiaramente io vorrei sempre giocarle tutte, ma ce la giochiamo ogni domenica con gli altri difensori. Portanova is a fantastic player and he will always be. Portanova è un giocatore fantastico, è un leader per questa squadra e lo sarà sempre. Lui non parla molto bene inglese e io non parlo molto bene italiano, però abbiamo un buonissimo rapporto e ci diamo sicurezza a vicenda. In particolare lui dà molta sicurezza a me. Io qualche partita importante l'ho giocata e non mi innervosisco, cioè non sono uno che si innervosisce spesso, sono sempre abbastanza calmo, però giocare con lui mi dà ancora maggiore sicurezza, quindi tutti e due insieme lavoriamo benissimo e l'atmosfera è buona, anche se abbiamo perso una partita contro una squadra molto forte. Insomma, il rapporto tra me e lui in campo di certo non è peggiorato per una partita che abbiamo perso. I'm not Marco Di Vai on the score sheet, so. Se guardate le mie statistiche, non sono uno che segna moltissimo, non ho lo stesso rullino di marcia di Di Vai. Ma probabilmente non è una mia caratteristica, però sono alto, quindi sui calci piazzati cerco di farmi vedere, anche solamente perché posso creare, magari attirare l'attenzione su di me e creare un po' di spazio per gli altri. Questo non esclude che prima o poi magari un mio gol arriverà, magari diceva con la Juventus, lo speriamo anche prima della gara domenica. The first goal, I'm waiting as well. Juventus. I hope, or maybe Sunday, Novara.